Roma, 60 a.C. Marco Porcio Catone e Cicerone si stanno godendo un momento di relax alle terme. Dopo il bagno nel Calidarium, i due si sono immersi nell'acqua fredda del Frigidarium e mentre si dedicano alla cura del corpo e ai piaceri dei balnea, non trascurano i negozi della politica. Stanno infatti discutendo dell'emire di Cesare che aspira a farsi eleggere console dopo i successi militari ottenuti come governatore della Spagna. Sì, Cesar, se Cesare, dice Cicerone, cupidus est, è desideroso, nomen profitendi, di presentare il suo nome, cioè di presentare la sua candidatura, Rome esse debebit, dovrà debebit essere a Roma, ut mos est, come è consuetudine, Cato, Catone. Cesare, tuttavia, non poteva essere a Roma. Per celebrare il trionfo, doveva infatti attendere il giorno della cerimonia fuori dalle mura. Soffermiamoci sull'espressione profitendi nomen. Profitendi è il genitivo del gerundio, retto da cupidus, dunque desideroso di pronunciare. A sua volta, profitendi, che abbiamo tradotto con di più infinito in italiano, regge l'accusativo neutro singolare nomen. Ma Cicerone avrebbe potuto formulare lo stesso concetto in un altro modo, non con il gerundio, bensì con il gerundivo. Se Cesare è desideroso di pronunciare il nome, cioè di presentare la sua candidatura, dovrà essere a Roma, come vuole la consuetudine. La traduzione è la stessa. Tuttavia, nella prima vignetta, Cicerone ricorreva al genitivo del gerundio, seguito dall'accusativo del sostantivo nomen. Qui, invece, ha usato il gerundivo di profiteor profiteri, concordato con nomen nominis. Come siamo arrivati alla traduzione di presentare la sua candidatura? Effettuando questi passaggi, abbiamo trasformato il gerundivo profitendi in un infinito, di pronunciare, di presentare. Abbiamo poi trasformato il complemento indiretto, in caso genitivo, nominis, in un complemento oggetto.